appassionatissimo, perché avere la possibilità di intervistare Patty Pravo non è una Senza cosa. trucco al massimo. Ma io sto parlando con una delle più grandi interpreti della musica italiana, quindi è davvero una grande emozione averla qui, averla a Roseto Capospulico, averla ospite nelle Serenate a Federico, che è uno degli eventi che maggiormente rappresenta la nostra anima sveva nella nostra storia, nella nostra cultura. Siamo quindi felici di averla qui. Grazie. Insomma, la spiaggia è bellissima, la gente è molto carina. Io sono andata a far lavare la macchina, eccetera, per anche passare il tempo, Sì, no? certo. Ma ho trovato delle persone, della gentilezza, una signora anziana, meravigliosa, che voleva offrirmi il caffè, Diciamo però che se... l'ospitalità è nella nostra cultura magno-greca, per Esatto, cui certo. l'ospite, al di là dell'importanza che esso possa avere, ha una sua sacralità Certo, e certo. E viene. sono molto carini, non volevo neanche farci pagare, infatti, non pagare la macchina, lavata, ho passato dei bei momenti, capito? Ho È fatto una veramente terra, piacere. la nostra Calabria, che ama avere porte aperte per tutti, a prescindere da tutto. Certo. Nonostante questo momento in cui la nostra terra sta soffrendo, sta Ma c'è piangendo. tutta l'Italia che sta piangendo, Sì, parliamoci chiaro. è un Purtroppo. pensiero doveroso per le vittime E delle gole del Raganello certo. in questa serata, in questa giornata Eh sì, di perché lutto poi è regionale. vicino qua, Sì, il no? Pollino è qui, dietro di noi. Quindi ce l'avete proprio in casa. È una tragedia che ci ha scosso e quindi il nostro pensiero va anche a queste vittime di questa strage, di questa tragedia. Certo. Ma the show must go on, E dicono certo, quelli perché bravi. la vita va avanti, più che lo show. Sì, perché in fondo la vita non è altro che un grande show, giusto? Assolutamente, volendo. E la sua ne è un emblema vivente, Io sto la sempre sua sul vita è palco. uno show. È uno show continuo, una carriera costellata di successi, di canzoni che fanno parte del patrimonio della cultura italiana, possiamo dirlo Non senza. solo italiana, però insomma. Allarghiamoci Ringrazia. No, al. perché non si vendono 110 milioni di copie in Italia, capito? E quindi vuol Tanta dire che roba. uno ha viaggiato in tutto il mondo ed è stato in classifica in tutto il mondo, quindi Assolutamente, e quindi avvalora il fatto che averla qui per siamo noi è un grande prestigio. qua. Il suo tour nel 2018 ha toccato grandissime città, località importanti. Cosa la spinge ancora a stare sul palco, a voler avere quel contatto col pubblico, quella costante ricerca di emozioni che il Ma palco può dare? quell'amore, ma è amore anche per strada quando conosci, vedi le persone che ti sorridono, che ti salutano. Io delle volte mi metto a chiacchierare con le persone, mica sono mostro. Cioè sono una Assolutamente. persona che fa un mestiere, per fortuna, perché ho avuto questo dono, ma questo non vuol dire che deve essere diverso da tutti gli altri. Questa è una nota di merito perché spesso e volentieri alcuni artisti tendono ad assumere delle distanze rispetto al pubblico. Ma non sono artisti. Perché se non avessero il pubblico, dove vanno a Non cantare? sarebbero artisti. Giusto. Quali saranno i progetti invece che la porteranno da Roseto Capospulico al futuro? Aiuto! Ho cominciato dalla Fenice di Venezia e abbiamo fatto anche altri teatri con la grande orchestra e il gruppo. Facevo due tempi, no? Il primo tempo tutto con l'orchestra grande. E il secondo tempo con il gruppo, quindi è stato abbastanza faticoso. Adesso lo riprendiamo a Verona il 4 settembre e poi continuiamo a fare alcune date, perché poi mi devo preparare per il nuovo disco a cui sto già lavoricchiando. Qualche anticipazione, non la chiediamo proprio. No, 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 uscirà ad aprile, per cui mi sembra un po' Molto presto. precoce, certo, la domanda ci E beh, stava, ma per è anche la forza. risposta era quella che ci aspettavamo. Ora, lei ha avuto modo di vedere il palco delle Serenate a Federico, vederla tra l'altro, lo diciamo a chi ci ascolta, su quel palco con il Castello Federiciano alle spalle, il fungo da un lato, è un'icona
una di bellezza come abbiamo fatto Patti una foto Pavo. Bellissima, perché ci piaceva tantissimo. Allora ho pensato che invece di fare le solite foto dove si vede tutto il pubblico eccetera, era più bello avere questo meraviglioso castello qui davanti. E poi abbiamo fatto anche il funghetto. Sì. Io lo chiamo funghetto. Sì, lo scoglio dell'Incudine, lo scoglio di Venere. Ma si chiama così? Sì, ha tante declinazioni. È conosciuto comunemente come il fungo per la sua forma, certo. Quello del classico cappello. Ed è protagonista, uno dei simboli della Calabria. Diciamo che questa può essere la porta della Calabria, perché quando si scende sul versante ionico non si può bypassare questo castello, certo. E ti dà veramente la sensazione che questa è terra di Calabria. Bene. Ora, la sensazione, volevo chiederle, che le ha potuto dare questo palco? Ora, da una donna che ha calcato i palchi più importanti del mondo. E beh, è un'altra cosa, no? Sono tutte cose diverse. Puoi stare a Las Vegas, puoi stare in un grande teatro, puoi stare a Venezia, alla mia Fenice, dove io ho studiato, tra l'altro, al Conservatorio di Venezia, per cui per me era casa. E poi c'è pubblico, e quindi io lavoro per il pubblico. Quindi è bello avere questa situazione sulla spiaggia, eccetera, e questo castello dietro, però non mi cambia nulla. Cioè, ricorda un po' quelle atmosfere da falò, se vogliamo. No, io falò l'ho sempre odiato, lo so, mai fatto in vita mia, falò sulla spiaggia. Sì, claro. Mai, non ne ho avuto il tempo né il piacere. Allora, noi la ringraziamo davvero per questo contributo, la invitiamo a vivere altri momenti piacevoli insieme a noi a Roseto Capostrillo. Speriamo sia un buon show, più tardi. Lo sarà.